dipende anche da come ci si cura. TL Camp, da sempre, è sinonimo di qualità e benessere. Gentili signori e signori, amici sportivi, appassionati di motorsport, a tutti voi buonasera, buonasera e benvenuti a questa prima puntata di griglia di partenza in pista. Eccoci nel pieno delle vacanze di agosto e noi dove vi portiamo? Beh, vi portiamo a scoprire la GT Open edizione 2019. Perché abbiamo fatto questa scelta? Abbiamo fatto questa scelta per una ragione ben precisa, perché questa stagione 2019 della GT Open, una serie che da noi a Monza, nel Tempio della Velocità, è vissuta con passione da tantissimi tifosi, ebbene chiuderà proprio i suoi battenti a Monza quest'anno, eleggerà i suoi campioni nel Tempio della Velocità. E allora ci siamo chiesti: perché non andare ad accompagnare per mano i nostri appassionati lungo una parte della stagione, quella parte iniziale così interessante anche e soprattutto per i colori italiani, lo vedremo tra poco, facendo scoprire loro che cosa è successo nel primo, nel secondo e nel terzo round della stagione. Stiamo parlando del circuito del Paul Ricard, che vedete in questo momento inquadrato nella zona dell'uscita della corsia dei box, mentre stanno entrando i bolidi che sono i protagonisti veri di questa stagione 2019 della GT Open. Poi vi porteremo naturalmente in quel della Germania, ad Hockenheim, per il secondo round della stagione, e infine nel terzo round della stagione che si è disputato sulla bellissima pista belga di Spa-Francorchamps, che sarà poi teatro dell'appuntamento della Formula 1 quando rientreremo con griglia di partenza nel nostro studio per le analisi e per dare spazio anche alla vostra passione e alla vostra voglia di partecipazione, che quest'anno è davvero importante. Quindi grazie per esserci, grazie per esserci anche qui in griglia di partenza in pista. E allora, come ci siamo organizzati? In questo modo, vi spieghiamo subito. La GT Open è partita dalla Francia, Paul Ricard, eccolo qui il tracciato, le vetture stanno entrando in questo momento in pista e sono le vetture che ci regaleranno gara 2. La prima gara è già stata effettuata, vi regaleremo la gara 2 completamente, mentre prima della partenza di gara 2 vi trasmetteremo anche gli highlights di quanto è accaduto in gara 1. Quindi per ogni appuntamento daremo la seconda gara, però voi sarete messi al corrente di tutto quanto è accaduto, di chi sono i protagonisti, di quali sono le protagoniste, di qual è il regolamento di questa spettacolare categoria, che è così equilibrata tanto che non ha mai eletto il suo campione, l'equipaggio campione, se non nelle ultime due gare, cioè nell'ultimo round della stagione. E quest'anno gli organizzatori, che sono spagnoli, hanno voluto che l'ultimo round si tenesse proprio nel Tempio della Velocità. Ecco perché la nostra scelta. Non sarò da solo, chiaramente con me, ormai lo sapete, c'è la voce e la passione, ma soprattutto la grande esperienza di Oscar Berselli, che è già qui seduto accanto a me. Lui è un profondo conoscitore di questa categoria perché l'ha respirata negli anni della sua carriera. Ciao Oscar, benvenuto a griglia di partenza in pista. Buonasera a tutti. Volevo dire, veramente siamo onorati e lusingati. D'altronde gli organizzatori spagnoli sono molto attenti a questo è un campionato a largo respiro internazionale, con piloti di tutte le nazionalità. Il fatto che si concluda l'ultimo weekend a Monza è perché sempre il GT Open, tutti questi anni, e Monza è stata la loro gara clou, ancora più che Barcellona, che per loro sarebbe la gara di casa, e averla portata qui ci fa onore. Poi è veramente una categoria, sì, internazionale di alto respiro, però dove mai come in questa categoria, ma neanche nel campionato italiano, ci sono così tanti protagonisti, piloti italiani, e andremo a scoprirli a uno a uno.
Ci sono piloti italiani di grande esperienza come Raffaele Giammaria, un esempio tra tutti. Ci sono piloti giovanissimi come Altoé, il giovanissimo Giovanni Altoé, che ha 19 anni e già una bella carriera, maturata nelle piccole formule come la Formula 4, per poi crescere nelle ruote coperte. È già vincente, certo, è uno di quei giovani intelligenti, capaci, che hanno saputo leggere dentro la propria passione e hanno capito che inutile inseguire un sogno che si chiama Formula 1 pur avendo un ottimo talento, perché non ci sono le condizioni politiche, economiche per poter percorrere quella strada, e allora ha deciso di diventare un professionista in questo ambito, nelle ruote coperte, in queste meravigliose vetture che vedete in questo momento prendere parte allo schieramento di quella che ricordo è gara 2 che vivremo dal primo all'ultimo giro, ma fra poco vi diremo anche quali sono i protagonisti, chi sono stati i protagonisti di gara 1. Le vetture, l'Audi 8, l'R8 Le Mans Series, la Mercedes AMG, la Bentley Continental, e poi abbiamo Lamborghini Huracan, abbiamo la McLaren 770S, abbiamo la Ferrari 488 GT3, perché sono loro le vere protagoniste di una stagione che sarà indubbiamente lunghissima, molto combattuta, e tra loro anche vedremo l'Aston Martin GT3. Bene, questi sono gli highlights di gara 1, una gara 1 che ha avuto protagonisti soprattutto i piloti italiani, infatti Albert Costa insieme a Giacomo Altoè su Lamborghini Huracan preparata dall'Emil Frey, una squadra svizzera che conosce molto bene anche Oscar, sono stati loro praticamente i conquistatori di gara 1. Queste sono le fasi, questi sono gli highlights, un po' in tutte le posizioni vedete ci sono stati contatti, c'è stata subito guerra aperta, si è scaldata subito questa stagione della GT Open, Oscar. Quello che dicevamo appunto del giovane Altoè che è debuttato subito vincendo gara 1, ma io mi aspetto quanto prima che ritornino protagonisti appunto i Giammaria, quelli i soliti, per esempio quest'anno il team di Antonelli che l'anno scorso era fra i mattatori con le Lamborghini è passato alle Mercedes e anche loro molto ben guidate. Dobbiamo ricordare che Lamborghini Huracan ha vinto con Giacomo Altoè e Albert Costa, seconda la McLaren 720 di Eric Chaves e Martin Kodrich, la terza posizione per gara 1 un'altra McLaren 720, quella di Andreas Saravia e Fran Rueda. I protagonisti sono loro, con grande esperienza di anno in anno cambiano anche la vettura. No, ma il team proprio Teo Martina ha abbracciato, ha lasciato, era l'emanazione ufficiale diciamo per la Spagna e il Portogallo e per il campionato Open della BMW fino all'anno scorso, e ogni anno si è giocato la vittoria all'ultima gara appunto a Barcellona. Quest'anno ha sposato l'avventura McLaren e eccolo Teo Martin, e sembra che sia partita più che bene, perché prima gara, secondo, terzo, sì, c'è il nostro Altoè che li ha battuti, però secondo e terzo, uno degli equipaggi suoi è quello storico appunto, Saravia e Rueda, e gli altri sono nuovi almeno per noi, un portoghese e Kodrich che è un altro spagnolo. Comunque se il buongiorno si vede dal mattino, già anche con le McLaren protagoniste la prima gara subito. Ricordiamo subito che questa gara, la gara 2, si vive sulla distanza dei 60 minuti, che dal 36esimo, facendo il countdown, dal 36esimo al 26esimo minuto tutti dovranno effettuare la sosta ai box per il pit stop obbligatorio. La pit lane verrà aperta per una durata di 10 minuti, in quei 10 minuti ci si dovranno infilare tutti in corsia box, poi rientrare in pista per la parte conclusiva della gara. Una griglia di partenza che vede in pole position un'altra splendida Mercedes AMG affidata a due piloti italiani, ovvero il giovane Alessio Rovera e Daniel Zampieri, due piloti italiani dell'Antonelli Motorsport, che in questo mondo, quello del Gran Turismo, è entrato ormai da qualche anno prepotentemente. Vi dicevo di Raffaele Giammaria, anche lui protagonista in questa GT Open. Antonelli Motorsport, vi dicevo, presente anche nel campionato italiano Gran Turismo, è una presenza che è sempre diventata, si è diffusa anche a livello internazionale. Anche loro vengono dall'avventura Lamborghini, tutti questi anni dove erano protagonisti assoluti assieme con l'Imperiale, era il team più performante, e quest'anno hanno sposato la causa Mercedes e vedo con buoni risultati, è la prima gara, aspetta. Però per esempio gli italiani importanti
tanti crestani, cioè gente anche in team stranieri, vuol dire che sono considerati piloti italiani, perché anche molti team stranieri hanno un pilota italiano. Abbiamo visto le due Mercedes lì davanti in prima fila, quella di Alessio Rovere e Daniel Zampieri che è in pole position con il team Antonelli, e poi quella del Tom Onslow Cole. Ricordo, partirà Alessio Rovere, qui vedete lo schieramento di partenza con i piloti che prendono il via per la prima parte della gara, poi Alessio Rovere verrà sostituito da Daniel Zampieri, Tom Onslow Cole viene sostituito dal tedesco Valentin Pierburg. Altre le strategie della gara, come si decidono, quando si decidono e quali sono le caratterizzazioni. Intanto vedete due elementi, c'è un vento freddo, intanto questa è la presentazione grafica, c'è un vento freddo che spira dal mare e avete visto i tifosi un po' infreddoliti sulle tribune ad assistere appunto a questa seconda gara nel primo weekend. Intanto vediamo il giro di ricognizione. Oscar. Mi meraviglia che ci siano tantissimi tifosi a Paul Ricard, perché storicamente non è mai stata una pista con grandi tradizioni da GT. No, ma in effetti si sono raggruppati in un posto unico, perché poi vedremo anche le tribune piuttosto vuote. Evidentemente però queste macchine attirano l'attenzione e il pathos degli sportivi, perché anche se è la prima volta al Paul Ricard per le GT a questo livello, veramente c'è gente. No, spieghiamo invece come funziona il pistone, mi parla esatto. Di strategie. Allora capirete bene che in una gara di 60 minuti, avendo l'obbligo di un pit stop entro 10 minuti, la strategia è una sola, si cercherà di far guidare di più, ma si tratta di 3 giri in più, perché in 10 minuti non puoi allungarlo di più, fa guidare 3 giri in più il pilota dei due che qui è stato il più performante, e cercare di far guidare i famosi 3 giri in meno, cioè non c'è una gran strategia, perché in 10 minuti sei obbligato a entrare, o entri al primo minuto o entri all'ultimo, la differenza sono 3 giri. Certo. Quindi non è quello il discorso. Il discorso invece importante è quello degli handicap, che qui c'è una formula molto intelligente. Invece di fare il ballast o performance, e quindi costoso sulle macchine, i freni, le altezze, le bride, tutte le cose che si sono inventati per cercare di tenere combattute e tutte protagoniste le macchine più disparate, qui c'è un pit stop obbligatorio imposto di 45 secondi, in modo che, cioè, non c'è il team più bravo, sì, anche lì puoi fare degli errori, una ruota che non esce, però capirete che in 45 secondi tutti fanno un pit stop comodo e tutti sono pronti. Poi cosa succede? Succede che la macchina, l'equipaggio che ha vinto la gara prima, si porta un handicap di 15 secondi, quindi 45 diventano un minuto. 10 secondi all'equipaggio classificato secondo, 5 secondi all'equipaggio classificato terzo. Difatti, delle volte, quando si è in lotta per il campionato verso fine stagione, succederà e vedrete che qualche equipaggio preferisce fare quarto in gara 1 per non portarsi un handicap in gara 2 e provarla a vincere, perché questi handicap fanno sì che tu parti davvero con un pesone hai voglia di guadagnare un secondo al giro quando ne hai 15 di handicap. Quindi è veramente una cosa dove va molto calcolata questa. E poi il resto, ecco Teo Martin, il resto è strategia normale di gara, però non c'è grandi possibilità di inventarsi niente. Allora, siamo prossimi alla via di questo secondo round, di questa seconda gara per chiudere il round francese, il primo della stagione. La safety car, l'Audi, si farà tra poco da parte, lascerà al numero 20 appunto la gara, il compito di portare a termine il giro di ricognizione. Tom Onslow Cole, accanto a lui Alessio Rovere all'interno con la Mercedes di colore blu. Attenzione, eccolo là il semaforo rosso, il verde che arriverà quando lo deciderà il direttore di gara. Siamo pronti alla via e parte la seconda gara del primo round della GT Open. Siamo sulla pista del Paul Ricard, tutti aperti a ventaglio, un lungo rettifilo prima di una curva velocissima ed è Rovere, no, Onslow Cole, vediamo, c'è qualcuno che va dritto e poi c'è Tom Onslow Cole che
in questo momento dietro. Intanto si sono toccati, attenzione, più di un contatto pesantissimo. C'è rimasta ferma anche una Ferrari. Eh sì, il numero 17 che in questo momento è fermo di traverso sulla pista. Si tratta di, della vettura di Theo Martin, Fran Rueda. Fran Rueda era sulla McLaren 720. Intanto abbiamo attenzione, sì, subito fuori uno dei protagonisti. Vediamo se ci sarà la safety car in pista. Per il momento non abbiamo nessuna informazione. E intanto il numero 6, Alessio Rovera, che si è portato al comando con la sua ANG. Oscar, Come avete visto, addirittura la macchina che è arrivata terza in gara 1 di gara, attenzione. Esatto, un protagonista assoluto. Ecco, queste macchine è facilissimo, una toccata ed è già fuori dalla corsa. Safety car in azione. Volevo dire una cosa: il Paul Ricard è un posto meraviglioso, meraviglioso. Io, per me è veramente una pista molto tecnica, molto, però adesso è snaturato, con queste vie di fuga colorate enormi, asfalto enorme, ognuno si sente autorizzato a tagliare, ad andare. Cioè, se ci fosse che se tu sbagli vai nella sabbia, stai fermo, anche i piloti si comporterebbero diversamente. Qui è un incentivo ad uscire, cioè veramente non è più motorsport questo. Cioè, sono due le McLaren che sono finite fuori, quella di Fran Rueda e quella di Marcelo Anna, il pilota brasiliano, anche lui, eccola qui sulla sua, sulla vettura numero 16, che è anche questa una McLaren 720, quindi tutte e due fuori. Le due McLaren si sono toccate proprio nella fase del pronti via. Adesso vediamo se la regia di Mauro Valentinuzzi, regista italiano che ci regala queste immagini, mostrerà anche quanto è accaduto, e poi chiederemo un giudizio naturalmente anche ad Oscar. Vedete che la tensione poi si scioglie quando ci si vede inquadrati dal monitor. Sì, in effetti devo dare ragione ad Oscar, questa pista è una pista che... Eccola qua, le immagini, Oscar. Allora, lì dietro sono vicinissimi e c'è un contatto, c'è chi taglia, guardate, no, se poi... ci fosse la sabbia, se ci fossero i muretti, cioè, ma queste cose non accadrebbero. E poi chi taglia entra a 150-170 all'ora. Mamma mia, ma non è... Guardate, non è possibile, non è possibile. Al posto delle colorazioni, delle righe colorate, ci dovrebbe essere sabbia, e allora nessuno uscirebbe. Ragazzi, nessuno. Qui correva la Formula 1 prima della rivoluzione, c'era la ghiaia. C'era la ghiaia, io ricordo Assin, un Villeneuve, pace all'anima sua, che ha fatto un dritto e ha fatto 500 metri sparando sassi dappertutto, però si è fermato là a un certo punto, certo. Cioè, non è rimbalzato in pista. Soprattutto stanno attenti, sapendo che se metti una ruota fuori ti sei giocato la gara. Invece qui è un incentivo ad uscire, a tagliare, tanto dice cosa mi succede, cioè niente, vado nella... Rick Chavez, anche lui, avete visto, dall'interno della sua McLaren, abbiamo visto, è stato tamponato, si è girato e poi dietro è successo il finimondo. Ma tutto perché? Perché la pista consente di allargare e di duplicare l'unico rettilineo. Così non è, perché sai che quando arrivi in curva e non riesci a tenere la tua vettura in pista, puoi comunque utilizzare tutto l'asfalto colorato che c'è a bordo pista. Tanto al limite ti arriva una comunicazione, una penalizzazione dalla direzione gara, oppure no. E intanto siamo ripartiti con questa McLaren numero 59 che partiva dalle primissime file, affidata da Rick Chavez. Sono riusciti a rimetterla a posto immediatamente i tecnici del Theo Martin Motorsport. C'è apprensione naturalmente sul muretto dei box. Si dovrebbe cambiare, Oscar. Ma non è impossibile cambiare quando tu fai scientificamente una pista e l'asfalti tutte le vie di fuga per un chilometro. Non puoi cambiare niente. Hai voglia di dire al briefing: se mettete due ruote fuori vi do un handicap? I piloti sono portati a rischiare a costo di uscire, sapendo che non gli succede niente. Ricordiamo una cosa che è giusto ricordare: questa era una pista che non veniva più utilizzata per le gare. Sì, questa era una pista utilizzata per i test ed era stata acquistata dal signor Bernie Eccleston. L'aveva acquistata e l'aveva riorganizzata in questo modo, ma per test dedicati alle case automobilistiche, test dedicati chiaramente alle case che poi operano nel mondo delle competizioni. Rivediamo qui, guardate come si aprono ad un certo punto, perché la pista lo consente. Guardate quanti sono
i concorrenti che non fanno più la pista in questa prima curva. Poi rientrando, chiaramente, chi è in pista è in pista, chi è fuori dalla pista deve rientrare e qualcuno lo centri. Guardate che roba, è veramente vergognosa. La pista, non il comportamento, perché poi il pilota, chiaramente sapendo che c'è tutta questa via di fuga, è chiaro che se sei lungo sai che puoi comunque cavartela, perché al di fuori, al di là del cordolo, c'è ancora tanto, tanto, tanto asfalto. Poi però arrivano gli altri e questo è quello che succede. La gara finisce qua. Però non è correre. No, non è correre. Perché le GT rompi qualche parafango, ti appoggi, fai delle botte, con le formule voli, si agganciano due ruote, voli, e anche con la formula fanno così, sanno che c'è l'asfalto, via, e questa non... veramente è un modo di correre molto strano. Se aveva senso quando era destinata alle varie case che facevano test in solitaria, aveva senso. Correre così no. Io, e la pista, pensa che non è stata tanto snaturata. Sì, hanno fatto una chicana a metà del Mistral, la loro, che, dove si andava fortissimo sul dritto, e sì, è diventata una curvetta. Prima era una delle famose del mondo, come Eau Rouge a Spa. Però il posto è magnifico, la pista è magnifica, non, è diventata una pista da Skeletric, non so come si chiama lì, da quelli lì del videogioco. Allora, c'è un'investigazione per un sorpasso durante il momento della safety car in pista, che lo stiamo ancora vivendo in questo momento. Ricordo che al comando c'è la Mercedes numero 6, quella blu, eccola qui, affidata al nostro Alessio Rovera, un'altra giovane realtà nata a Monza, esplosa poi nel Porsche Club Italia, ed eccola qui ormai a cavalcare il mondo della GT Open con una splendida Mercedes AMG. Alessio Rovera corre per i colori della Antonelli Motorsport e precede l'altra Mercedes AMG, che invece è una Pro-Am, ovvero affidata a Tom Oslov Cole, che è un professionista, e l'amateur è in questo caso Valentin Pietburg, il pilota tedesco che lo sostituirà, mentre Alessio Rovera verrà sostituito da Daniel Zampieri, altro pilota italiano. La AMG Mercedes numero 20 è della SPS Automotive Performance e siamo in regime di safety car. Vi ricordo, per coloro che avessero da poco acceso il loro televisore sincronizzato sulle frequenze di Telenova, state seguendo Griglia di Partenza, sì, ma Griglia di Partenza in pista, tre puntate che vi portano nel mondo del GT Open, che vi fanno vivere le gare del campionato internazionale GT Open, quello che si concluderà il 13 di ottobre, ve lo dico subito e vi do subito l'appuntamento, proprio nel Tempio della Velocità. Lì con due gare andremo ad eleggere il campione, l'equipaggio campione della stagione 2019. Ecco perché abbiamo pensato di farvi questo regalo, cioè di farvi capire che cosa è successo nei primi tre round, come è partita questa stagione, e devo dire che è partita con i fuochi d'artificio, col botto davvero. In questa gara 2 abbiamo visto quello che è successo in gara 1, ma pronti via, e c'è la bandiera verde, la vedete là a sventolare, c'è il colore verde anche sul countdown. 51 minuti mancano alla conclusione, ma vi ricordo, dal 36esimo al 26esimo minuto verrà aperta la corsia box, tutte le vetture ci si dovranno infilare, il cambio pilota, e poi andremo a vedere quali saranno le strategie. Per il momento al comando quindi la Mercedes di Rovera, mentre viene inquadrata anche la vettura di Federico Leo. Vedete come gira il tracciato del Paul Ricard, un tracciato che lo ricorderete ha ospitato recentemente nel mese di giugno il Gran Premio di Francia. È stato veramente un Gran Premio noiosissimo su questa pista, con tribune semivuote, te lo ricordi, Oscar? Mi ricordo la passeggiata che Hamilton non era neanche sudato, anche adesso, che è la prima volta che sento un pilota dire anch'io vorrei un po' più di lotta invece di essere felice del suo status quo. Tanto Eric Chavez con la McLaren 720 va all'attacco di una Huracan Lamborghini e porta
a segno il sorpasso sulla vettura numero 59, la McLaren 720S, che è rimasta coinvolta nell'incidente ed è ripartita dai box dopo l'assistenza dei tecnici della sua squadra, e chiaramente da dietro sta tentando di riproporsi in una rimonta, perché la vedevamo partire dalla seconda fila, quindi sicuramente sarà protagonista di una grande rimonta. Mentre al comando è Rovera, Onslow Cole in seconda posizione, il terzo posto è per il vincitore di gara 1, ovvero Giacomo Altoe, che ricordo pilota dell'Emil Frey al volante di una Lamborghini Huracan, è il compagno di squadra di un altro pilota estremamente rapido e veloce, Albert, e lo spagnolo Costa. Albert Costa, vero Oscar? Lo conosci Albert tu? Albert Costa, molto bene. Però guarda quanta gente è arrivata per questo primo round. C'è gente. La terrazza piena. Sì, bellissimo. È perché la gente si appassiona a questo. Queste macchine sono davvero categoria. Le dream car. E poi le vedi per strada, sai, non è una cosa che sembra un forobò tipo la Formula 1 per il popolo normale della televisione, e poi la gente ci va perché sa che sarà una gara combattuta, lotta, sportellate, molto, molto variegata, mentre sai, là sono molto più compassati. Volevo dire invece l'equipaggio che c'è in testa in questo momento, poi prenderà il posto del velocissimo Rovera, Zampieri, il quale era già con Altonelli anche l'anno scorso con le Lamborghini, certo. E se l'è portato dietro anche sulle Mercedes, e questo è un equipaggio che può vincere il GT Open, perché sono veramente molto molto simili i piloti, sia dal punto di vista della velocità, delle esperienze del GT. Questo è un equipaggio candidato che può provare a vincere. Bene, abbiamo visto intanto e la rivediamo la classifica in questo momento, che vede le due Mercedes là davanti ancora vicinissime. La gara è praticamente appena partita, Rovera la comanda con la sua Mercedes AMG, vedete tallonato da Onslow Cole, che è una vecchia volpe della categoria, è un pilota, ecco, il giovane Rovera si scontra con l'esperienza di Tom Onslow Cole, e poi dietro un altro giovanissimo, il bravissimo Giovanni Altoe, vincitore di gara 1 con la sua Lamborghini Huracan, pronto ad aggredire quando sarà il momento di poterlo fare, anche perché è vicinissimo, è praticamente a 3 decimi di secondo da Onslow Cole. Poi con in quarta posizione Seidler, al quinto posto Griffin con la prima delle 488, non dimentichiamo che c'è anche Ferrari con la vettura che abbiamo appena visto, Matt Griffin, la numero 21 dello Spirit of Race, eccola qui la Ferrari 488 pronta ad andare ad aggredire Seidler in quarta posizione, sono ancora tutti molto vicini, vediamo Norbert Seidler con il numero 14, lo ricordo lui è su una Lamborghini Huracan, quindi Lamborghini che quest'anno ha fatto un record di vendite, quasi 5.000 Lamborghini vendute nel mondo, un lavoro strepitoso per la casa italiana. E qui abbiamo visto, no, siamo passati oltre, stavamo godendo del duello per il quarto posto, però poi siamo andati indietro in questo momento a verificare la vettura numero 27, che ricorda è Nicola De Marco sulla Lamborghini Huracan. 46 minuti, tra 10 minuti si apre la corsia dei box e sono ancora tutti in fila indiana con Tom Onslow Cole che va proprio nei tubi di scarico di Rovera, pronto quasi ad aggredire il pilota italiano e la sua Mercedes AMG. Oscar. E di solito queste gare si decidono con i secondi, non perché i secondi siano inferiori ai primi, ma perché il dopo pit stop dipende molto, per esempio gli equipaggi Pro-Am hanno uno più veloce dell'altro, mentre qui i primi tre, poi salirà Costa con Altoe che va forte uguale e Zampieri al posto di Rovera che va forte uguale. Attenzione, quindi, alla lotta per la prima posizione. Esatto, qui dipenderà molto appunto l'handicap che ti porti dietro dalla gara precedente, e di solito l'inizio di gara è non fare errori, portare la macchina il più avanti possibile e darla nel modo più efficiente possibile e nella miglior posizione al tuo compagno. Per di solito la gara si decide dopo i pit stop.
Siamo, attenzione, a 45 minuti dal termine, ma a 9 minuti dal cambio pilota, e c'è subito la pressione di Toms Oslov Cole, che tenta di andare ad aggredire la prima posizione di Alessio Rovera. Alessio Rovera che gli resiste, il lungo rettifilo che porta in questo momento al curvone dopo il traguardo. Vediamo Alessio che ha una bella traiettoria di chiusura nei confronti di Oslov Cole, penetra la curva senza problemi, poi l'altra curva, questa chicane bellissima. Qui vediamo ancora Griffin sempre alle prese con Seidler, ma giustamente le telecamere stanno sulle due Mercedes che lottano per la prima posizione assoluta in questa seconda gara GT Open. Siamo sul tracciato francese del Paul Ricard, eccoci all'uscita di questo curvone. Alessio Rovera è nato agonisticamente proprio nel tempio della velocità e sta correndo questo primo round con la speranza chiaramente di poter arrivare, intanto qui i tecnici del team Antonelli, arrivare proprio nella sua Monza per cercare di conquistare una corona di grande prestigio. Siamo sul lungo rettifilo che porta questa chicane, il rettifilo della Signa, mentre siamo ormai vicini anche noi alla prima pausa per quanto riguarda questa prima parte della gara. Intanto da dietro è ancora la McLaren numero 59 che continua la sua rimonta, fatta bene, fatta con grande classe, grande determinazione. Il numero 59, lo ricordo, è Rick Chavez, McLaren 720S del team Theo Martin Motorsport, mentre Tom Oslov Cole tenta di affondare il suo attacco, ma gli resiste Rovera all'esterno. Splendida la bagarre che ci stanno regalando in questo momento i due protagonisti di casa Mercedes, ma di squadre diverse. Bella a fondo di Tom Oslov Cole, bella risposta di Alessio Rovera, gara che si incendia quando mancano 43 minuti al termine. Noi cediamo la parola per un poco alla pubblicità. Ed eccoci nuovamente insieme, vi dico subito rapidamente che siete collegati con griglia di partenza in pista che vi ha portato al Paul Ricard. Siamo nel primo appuntamento, primo round della GT Open, campionato che si concluderà nel Tempio della Velocità. La nostra scelta è quella di farvi vivere i tre round, la seconda gara di ciascuno dei primi tre round. Questo è il primo round, Paul Ricard, la battaglia è bellissima, la prima gara l'ha vinta Alto E, la seconda gara in questo momento vede Alessio Rovera al comando con la Mercedes AMG, che ricordo è preparata dagli uomini del team Antonelli Motorsport. La seconda posizione per Tom Oslov Cole, altra Mercedes AMG del team Automotive Performance. Al terzo posto è Seidler che è lì dietro con una Lamborghini, due Lamborghini, quella di Seidler e quella di Ramos, e poi c'è Ramos e Martinez esattamente in quarta e quinta posizione, sono ancora tutti estremamente vicini, ma in questo momento chiaramente ciò che coglie la nostra attenzione è proprio la battaglia in prima posizione. Da dietro assistiamo alla bella rimonta di Eric Chavez sulla sua McLaren 720S, che ricordo si è girato per un contatto, per un tamponamento nel corso del primo giro. Abbiamo vissuto anche la safety car in pista, adesso si sta proponendo in una rimonta fantastica. Perché? Perché ha dovuto rientrare in box, è stata rimessa a posto la sua McLaren, e qui ancora Tom Oslov Cole, questa volta passa, mette sull'asfalto del Paul Ricard la sua grande esperienza, e Alessio Rovera si ritrova ora nei suoi tubi di scarico. Oscar. Beh, Cole è un volpone, ma anche Rovera si è fatto le ossa nei campionati dove più combattuti non si può, vedi Porsche Cup, dove sportellate e spintoni sono all'ordine del giorno, quindi è semplicemente perché ne ha di più, non è una questione di esperienza. Intanto guarda Alto E, guarda Giacomo Alto E, Lamborghini Huracan, è lì dietro Rovera, gli sta bussando nei tubi di scarico. Di gara 1, mamma mia, pilota 19enne, è nato nel 2000. Sì, incredibile. Incredibile. Comunque un'altra cosa bellissima di questo campionato, fateci caso, Mercedes, Lamborghini, McLaren, Ferrari, le prime macchine.
cioè certo. Macchine diverse, sì. Incredibile, guarda che veramente vuol dire che hanno fatto un lavoro meraviglioso anche a livello regolamento tecnico. Due Mercedes, due Lamborghini e una Ferrari 488. Questo è il quintetto di testa, questa è la sinfonia che ci stanno suonando. Ma attenzione, Tom Oslov Cole ne aveva di più, perché vedete adesso si sta già prendendo un margine di vantaggio, mentre dietro sembra proprio Alessio Rovere ad avere un po' di difficoltà e a fare forse un po' da tappo. Intanto qui vediamo una bella, ancora un bel sorpasso messo a segno dal numero 59, che ricordo è Rick Chavez con la sua McLaren. Terzo gara 1, qui è dovuto ripartire dal box, sta facendo una gara fantastica. Assolutamente fantastica. Sì. Pensa che adesso, fra l'altro, lui dovrà fare 5 secondi in più di pit stop. Questo è il replay del sorpasso di Tom Oslov Cole. Pensa che nella sua rimonta sarà ancora handicappato, perché si porta dietro un pit stop dovuto al terzo posto di gara 1 con 5 secondi in più degli altri. Attenzione a Giacomo Toella, dietro, prima a destra, poi a sinistra, si sta facendo vedere, si sta facendo sentire da Alessio Rovere, vuole la sua seconda posizione. E siamo... Altoè è un altro che adesso... quando fanno pit stop sale uno velocissimo come Costa, ma dovrà star fermo 15 secondi in più degli altri. Eh sì, ma se sale uno velocissimo come Costa, dopo che è sceso uno velocissimo come Giovanni Altoè, 15 secondi questi due li recuperano. Andiamo a verificare intanto. Guardate sempre con la coda dell'occhio il tempo che manca, 39 minuti e 20 secondi, mancano 3 minuti e 15 secondi adesso per aprire la corsia dei box, e lì andremo a vedere quali strategie metteranno in atto le squadre che sono impegnate in questo momento in pista. Intanto abbiamo visto uno scorcio della bellissima Ferrari di Griffin. Ecco un altro drittone. Siamo sul traguardo di un altro giro velocissimo, vedete Tom Oslov Cole si è preso un bel vantaggio in questo momento, se lo già sta gestendo, mentre Alessio Rovere mantiene la seconda posizione nonostante il pressing alle sue spalle della Lamborghini Huracan di Giacomo Altoè, il giovanissimo pilota veneto, alle sue spalle Sider è in questo momento anche lui su Lamborghini Huracan, pressato da Griffin e la sua Ferrari dello Spirit of Race, che Ferrari numero 21. Vedere una Ferrari British Green è impressionante. Vedere una Ferrari British Green, volevo dire, sì. Vedrete che la Mercedes di testa sarà l'ultima o fra le ultime a fare pit stop, perché si trova a pista libera, gli conviene tirare il più possibile, mentre per esempio Altoè, se non riesce a superarlo, per togliersi da questo impasse entrerà subito, tanto sale uno veloce come lui. Sì, teniamo conto che Oslon Cole deve cedere il volante ad un pilota che sicuramente è meno esperto di lui, forse anche meno efficaci in termini cronometrici, come il tedesco Pietburg. La pista libera è il più veloce, va lasciato fuori il più possibile, certo, per avvantaggiarci più possibile. Mentre per esempio Altoè, che avrebbe cambiato anche lui alla fine perché è velocissimo, ma se è in questo impasse che non può superarlo, gli conviene togliersi subito da lì, quindi mettere su subito l'altro. Assolutamente sì, intanto Oslov Cole si è preso un 3 secondi di vantaggio, 2 secondi e 7 per l'esattezza all'ultimo rilevamento nei confronti del gruppone che lo sta inseguendo, e il gruppone di testa è ancora unito, compatto, quando siamo ormai quasi pronti all'apertura della corsia dei box. Pensate quanto bella, quanto agonisticamente importante questa seconda gara del primo round della GT Open. Parte davvero alla grande anche questa stagione 2019 per il campionato internazionale GT Open, inquadrata anche la vettura numero 19 in questo momento, mentre noi andiamo a verificare Lamborghini, andiamo a verificare il quintetto di testa, anzi il poker che sta lottando per il secondo posto, con Rovere che si sta mantenendo bene la seconda posizione. Sembrava che Altoè potesse andare all'attacco, invece probabilmente ha pensato che per forse... quello che ho detto Gigi, se non riesce a superarlo vedrai che sarà uno dei primi che entra per togliersi da lì. Poi vedo la Ferrari veloce, molto il lungo rettifilo. Invece, facciamo notare la rimonta di Chavez, che mi sta piacendo molto, l'ha già portato al decimo posto, ha passato 12 o 13 macchine. Sì, 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 sì.
è vero che lui è un professionista ed è un equipaggio professionista, è vero che ha tra le mani una McLaren 720S, è altrettanto vero che poi però gli avversari in pista non ti regalano nulla, no? Poi il ragazzo è partito al box al secondo giro di gara, questo è... Attenzione, ancora avete visto Griffin che è andato oltre la striscia bianca, qui però ci si salva sempre, come si suol dire, perché a bordo pista c'è ancora tanto 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 asfalto e i garrei sono davvero molto lontani. Siamo ormai a 35-19, attenzione, come vedete nella grafica è aperta la corsia dei box, ora si va a vedere chi per primo entrerà in corsia box. E qui attenzione, c'è stato ancora un tentativo di attacco da parte della Ferrari 488 di Griffin, mentre ci sono i primi rientri in corsia box ed è il 14, se non vado errato, Seidler che riporta la sua Lamborghini Huracan, e infatti proprio Seidler cederà il volante a Grenier sale in questo momento, arriva anche il numero 10, si tratta della Mercedes AMG di Michael Ramos. Fabrizio Crestani prende il suo posto. Anche qui è nell'ottica che Crestani va più forte di Ramos, quindi fanno guidare il più possibile. I primi a fermarsi sono quelli che hanno il compagno più efficace. Sì. Quasi, quasi sempre così. Invece chi li ha pari, allora si gioca molto su che handicap hai, se ce l'hai, e in che posizione sei nel momento. Se sei in un gruppone che ti fa da tappo, meglio togliersi. Se no, ti ripeto, la prima Mercedes starà fuori il più possibile. Assolutamente sì, eccoli qua. Si riparte con il numero 14, ovvero Michael Grenier, il pilota canadese, Lamborghini Huracan, mentre Alberto Di Folco e Christopher Lenz. Di Folco lascia la sua Lamborghini a Lenz, lo vediamo in questo momento nel cambio, non si è fermato Oslon Cole e come giustamente ricordava Oscar sarà l'ultimo a fermarsi perché deve cedere il volante al tedesco Pieburg. Pieburg è praticamente un amateur e quindi un pilota che è molto meno efficace del suo compagno di squadra. Intanto rientrano coloro che hanno già effettuato il cambio, 33-28 il tempo alla fine, ricordo a 26 verrà chiusa la corsia dei box. E intanto anche Martin Kodrič ha preso il volante di quella McLaren 720 che con Eric Chavez ha fatto una bellissima rimonta. Oscar, davvero mi aspettavo invece subito entrasse al tuo perché è quello che ha l'handicap più lungo da aspettare al box, quindi dava più spazio all'altro per rimontare. Sì. E poi è lì dietro dove non è né carne né pesce, deve togliersi da lì, invece è ancora fuori. Sì, non hanno un Oscar Berselli al momento dei box. Sì. Io dico cosa avrei fatto io, ma sono ragionamenti che magari ci sono cose che non conosco. L'hai chiamata, eccola qua. Vedi. Albert Costa sale al posto del giovanissimo Giacomo Altoè che ha guidato davvero molto bene questa Lamborghini Huracan preparata, curata dagli uomini del team Antonelli. Eccoli nel cambio delle gomme ed eccolo qui Altoè che ha salutato Albert Costa facendogli un bel in bocca al lupo, mentre si ritorna in pista per ritrovare ancora una volta Tom Onslow Cole, il pilota che guida con la sua Mercedes AMG del team SPS la gara, una splendida seconda gara di questo primo round del campionato GT Open. Siete in collegamento diretto con Griglia di partenza in pista ed è una prima puntata davvero ad alto tasso di spettacolarità a contatto diretto con la GT Open che chiuderà la stagione, lo ricordo ancora una volta, nel Tempio della Velocità, e lì vorremmo condurvi facendovi godere i primi tre round, facendovi capire che è giusto seguirlo, perché nel mese di luglio c'è stato anche l'appuntamento a Zeltweg proprio in Austria, il quarto round, e noi non ve lo potremo far seguire, ma voi rimanete in contatto diretto poi con questo campionato, perché l'ultimo round che si terrà a Monza sarà affollato, seguito soprattutto dalla vostra passione, lo seguiremo anche noi e lo vivremo insieme a voi. Per il momento vi lasciamo, ma solo per qualche passaggio pubblicitario, poi ci ritroveremo con la seconda parte di questa gara.
Eccoci nuovamente insieme, siete collegati con Griglia di partenza in pista. Vi stiamo trasmettendo la GT Open primo round sul tracciato francese del Paul Ricard, che abbiamo contestato tantissimo proprio nelle fasi iniziali della gara, perché questa pista consente cose che non sarebbero da consentire per piste vere, normali, serie, quelle che hanno sabbia ancora a bordo pista. Invece qui hanno cementato, asfaltato tutto, rendendo possibili cose che poi ti lasciano con la pelle accapponata, come è successo al pronti via di questa gara. Ma ritorniamo nel contesto della diretta. È inquadrata in questo momento la Mercedes di Tom Oslov Cole, il capofilo della gara, mentre qui vedete il cambio del numero 12, ovvero Federico Leo, che lascia il suo posto a Razak, pilota neozelandese che guida una Lamborghini Huracan. Con me Oscar Berselli, che segue naturalmente con noi questo primo round, seconda gara. La prima è stata vinta da Giovanni Altoè, che corre insieme ad Albert Costa Lamborghini Huracan del team Emil Frey. Vedremo come andrà questa seconda gara, che è davvero molto bella, agonisticamente vissuta alla grande. Eccolo qui Tom Oslov Cole, che sarà l'ultimo a fermarsi. Però guardate, 29 minuti e 30 secondi, quindi fra poco chiuderà la corsia dei box, quindi forse alla fine di questo giro vedremo Tom rientrare ai box. Oscar, ormai sono entrati tutti e, come avevo predetto, se è assolutamente l'ultimo a entrare sarà perché era in testa da solo, pista libera, e il più veloce dei due, quindi va tenuto fuori il più possibile. Volevo dire, quando noi parliamo di strategie, lo facciamo basandoci sulle nostre esperienze e su dei ragionamenti logici, ma oppure cerchiamo di spiegare il perché di certe cose che vediamo, però non conosciamo problematiche interne magari o problemi del team, per cui potrebbero fare strategie diverse e noi non, da qui non ne capiamo il motivo in apparenza, però abbiamo cercato di dire la logica, cosa avremmo fatto. Vedi che Alto è entrato subito e l'ultimo che entra è appunto Cole. Questo è quello che ci fa dire un po' la... Poi il discorso handicap, che è frustrante. Avete visto che si è fermato Altoè, tutti fermi, tutti pronti. Perché questo? Perché tu, l'assurdità che devi, se hai un minuto di tempo, sei pronto dopo mezzo minuto, non puoi uscire prima. Se tu entri un secondo prima in pista del dovuto, ogni secondo sono 10 di penalità. Quindi capisci che la pagheresti carissima. Certo. Conviene per assurdo temporeggiare un secondo in più piuttosto che entrare prima. Quindi stan fermi, calmi, e lì è bravissimo la squadra che lo manda fuori al secondo, proprio tagliare l'ingresso al semaforo secondo. Però stanno fermi proprio perché non puoi, se, per assurdo, se la furia ti fa uscire un secondo prima, ne prendi 10 di penalità. Quindi Tom Oslov Cole, eccolo qui il protagonista di questa prima parte della seconda gara del campionato GT Open. Entra. Lo vedete, la vedete la classifica, ora deve necessariamente entrare. Ricordiamo che il giro più veloce della gara fino a questo momento è stato fatto dal suo compagno di squadra Fabrizio Cristiani sull'altra Mercedes AMG, sempre dell'SPS Automotive Performance, mentre qui siamo pronti a verificare il tedesco. Vedete il tedesco che darà il cambio a Oslov Cole. Valentin Pieburg è già con il casco in testa, sa che deve necessariamente fermarsi in questo giro. Siamo infatti nelle ultime curve che riportano sulla zona del traguardo e della corsia dei box la Mercedes AMG. Vediamo quando rientrerà Tom Oslov Cole. No, rimane in pista anche in questo giro, mi sembra strano. Adesso vediamo se le telecamere vanno. Manca un minuto. Manca un minuto, ma non lo fa in un minuto un giro. Non ce lo fa neanche la Formula 1 fare in un minuto un giro di pista, quindi deve necessariamente rientrare ai box in pit per il cambio pilota. Mentre... Lui corre con Miguel Ramos, che è un veterano del GT Open, c'è fin dal primo anno che hanno cominciato. Si è fermata la Ferrari 488 di Griffin, la numero 21. Duncan Cameron, il pilota inglese, sostituisce Matt Griffin, il pilota irlandese. Ferrari 488, lo ricordo, la squadra è la Spirit of Race. Intanto vediamo Fabrizio Cristiani all'opera, Cristiani e Zampieri in questo momento stanno lottando per
la settima posizione, tanti, come giustamente ricordava Oscar Berselli, i piloti italiani, mentre 5, 4, 3, 2, 1 dovrebbe chiudersi in questo momento. Ah no, rimane aperta, quindi sono, forse sono 15 minuti. Attendiamo, no, vediamo quando si chiuderà la corsia box, perché dai nostri dati doveva essersi già chiusa. Però potrebbe chiudersi dopo questo minuto. Oslov Goal, forse per questo è rimasto in pista. Raffaele Gianmaria viene dato in questo momento in seconda posizione. Quindi Raffaele Gianmaria in seconda posizione, vedremo poi quando Raffaele Gianmaria, che ha preso da Yaton Liang, che cederà, scusate, a Yaton Liang la sua Lamborghini Huracan del Raton Racing. Pilota cinese, Raffaele Gianmaria è quello veloce. Anche lui, come Cole, sono gli ultimi che devono ancora entrare. Vedremo allora quando rientreranno i piloti che ancora devono effettuare il cambio. Eccolo qui, eccolo qui. E infatti era proprio nell'ultimo minuto. Era proprio nell'ultimo minuto. Entra Valentin Pietburg, vediamo il cambio di colui che è al comando della classifica. Valentin aiuta Tom Oslov, è rientrato anche Raffaele Gianmaria, esatto, e sale il pilota cinese. Anche Wilkinson insieme, che cede a Ellis. Di stanca, volevo dire, sì. Miguel Ramos, che ho citato prima, che è il veterano, cioè fin dal primo anno del GT Open, lo ricordo assolutamente, tanti non lo ricorderanno, ma lui ha vinto un campionato italiano GT, allora con la GT1, con le 550 Scuderia Italia, nel 2010. E all'epoca lui fece il mondiale per la Scuderia Italia e l'italiano, con la stessa macchina italiana l'ha vinto, davanti alla famosissima Maserati MC12. MC12, certo. Miguel Ramos, in coppia con Matteo Maroncelli, vinse l'italiano con le Ferrari 550 Scuderia Italia. Grande esperienza del pilota portoghese, chiaramente. E grande velocità. Qui c'è ancora una splendida lotta, quella per il settimo posto, mentre noi attendiamo di rivedere una classifica appena ripartiranno. Infatti stanno ripartendo in questo momento i protagonisti in pista, i protagonisti della classifica. Passa, se non vado errata, la Lamborghini di Albert Costa. Vediamo Albert Costa e Giovanni Altoemi, è sembrata quella la Lamborghini. Entrambe hanno già passato quello che era in testa. Vediamo un po' che cosa succederà adesso, appena ci viene riportata la classifica, perché chiaramente coloro che hanno guidato la gara sono entrati per ultimi. E hanno Wilkinson, Grenier viene dato in questo momento al comando, però bisogna aspettare almeno un paio di giri. Hai visto che Zampieri e il compagno di Rovera hanno già passato entrambi la macchina che era in testa. Viene data in questo momento al comando la Lamborghini di Norbert Seidler, che ha ceduto il volante a Grenier, che vedete in questo momento al comando, è la Lamborghini dell'Emil Frey, che non aveva del handicap. Tuo amico Emil Frey, che non aveva handicap, esatto. Liang viene dato in seconda, eccoli, posizione, e eccoli, con la Lamborghini del, e poi i nostri due mastini, che è stata di, e poi sì, Zampieri, Crestani e Pitburg. Però attendiamo la chiusura di questo giro per avere la classifica vera. Vedete come si va oltre il cordolo, si continua a viaggiare anche fuori pista. Non è così che si dovrebbe fare, a dire la verità. Però questo è un momento agonistico davvero molto interessante, con le due Mercedes dei due piloti italiani e la Lamborghini davanti a loro a fare da lepre. Vediamo Liang, il cinese, che non riesce a tenere alle sue spalle naturalmente la bagarre. Liang, Zampieri e Crestani, con Liang che va ampiamente fuori dall'ultima curva prima del traguardo, viene assalito dalle due Mercedes AMG dei piloti italiani. Quindi Grenier al comando, Zampieri in seconda posizione, terzo è Crestani. Liang cerca di resistere a Zampieri e non ce la fa, non ce la fa, perché la sua Lamborghini viene saltata proprio all'ultimo minuto là nel
nella chicane dopo il traguardo, quindi al comando Grenier. In questo momento si tratta di Michael Grenier, pilota canadese Lamborghini Huracan del team Emil Frey. La seconda e terza posizione in questo momento è nelle mani dei due piloti che sono al volante di Mercedes AMG, Zampieri e Crestani. Oscar. Pierre Bourg, che ha ricevuto la macchina in testa e anche con un buon vantaggio da Cole, in questo momento è quinto e anche lui sta lottando col cinese per diventare quarto, però questa è la differenza proprio fra i piloti. Hai visto Grenier quanto è grande il suo vantaggio, mentre qui abbiamo le due Mercedes che stanno offrendo uno spettacolo davvero strepitoso. Il numero 6 Daniel Zampieri, che ha preso il volante da Alessio Rovera, e poi alle sue spalle vediamo anche la vettura che ricordo di Crestani, Fabrizio Crestani, che corre con Ramos, esatto. Vediamoli, si lotta per la seconda posizione, mentre Young in questo momento e Pitborg stanno lottando per il quarto posto assoluto. Il cinese che mantiene la quarta posizione, sì, ne sta facendo veramente di tutti i colori. Mentre qui vediamo un replay con il numero 63, che ricordo è Albert Costa, che ha preso il volante da la macchina che ha vinto gara 1, sì. Però aveva 15 secondi di handicap, quindi vediamo. 19 minuti dal termine di questa gara, con Grenier Lamborghini al comando in seconda posizione, la AMG Mercedes di Zampieri, al terzo posto l'altra Mercedes di Crestani, al quarto eccola qui la Lamborghini di Liang, al quinto la Mercedes di Pieburg, poi Duncan Cameron con la prima delle Ferrari 488 in sesta posizione. Questa è la situazione a 19 minuti dal termine, ancora un attimo di pubblicità e poi saremo di nuovo con voi per la parte finale di questa gara. Eccoci nuovamente insieme, siete collegati con Griglia di Partenza in Pista, che vi ha portato nel primo round del campionato internazionale GT Open con queste splendide vetture, e qui in questo momento ci stiamo godendo la lotta per il quarto posto. Incredibile, lì davanti due Mercedes che lottano per la prima e seconda, per la seconda e terza posizione sono i piloti italiani Zampieri e Fabrizio Crestani. Zampieri in questo momento con la Mercedes numero 6 occupa la seconda posizione, al comando c'è il pilota canadese Michael Grenier, mentre qui dietro Liang con la Lamborghini Huracan presa da Raffaele Gianmaria sta facendo dei numeri incredibili. In questo momento è passata la Ferrari. Mamma, il cinese mia, Oscar Berselli. L'hanno passato tutte e tre già. Tutte e tre l'hanno passato. Invece mi piacerebbe vedere dove è finita la macchina di Chavez, che adesso sta guidando quello della Gran Kodrich, adesso la Gran Rimonta. Lo vedremo, perché mancano 17, quasi 18 minuti. Kodrich, intanto Kodrich è giù. Kodrich non lo vedo proprio nella classifica. Sì. Perché oltre alla Gran Rimonta, partendo dai box, poi ho dovuto anche pagare l'handicap di gara 1. Quindicesima posizione, sì, per Kodrich. Sì, ha dovuto pagare l'handicap di gara 1, veramente. Mentre qui vediamo Pietburg ancora una volta in lotta con la Ferrari 488 numero 21, che scoda l'uscita dell'ultima curva prima del traguardo. Bella e bellissima questa sfida per il quarto posto assoluto. Eccoli arrivare in questo momento, Valentin Pietburg con la Mercedes, ed è lui ancora a guadagnare la quarta posizione per un soffio. Lì dietro c'è anche la Ferrari numero 21 con Duncan Cameron, Wilkinson lì alle spalle della Mercedes, eccolo qui Wilkinson, anche lui pronto a guadagnare il quarto posto, Oliver Wilkinson. Andremo a verificare questa lotta, e davanti a lui, lo ricordo,
Oliver Wilkinson sul Aston Martin, bellissima questa, è preparata dall'Optimum Motorsport. Siamo a 16 minuti e 30 secondi, al comando Grenier con la sua Lamborghini Huracan è tranquillamente al comando, dietro c'è la battaglia per il secondo posto, due piloti italiani, Zampieri e Cristiani, entrambi su Mercedes, e qui c'è veramente una gran bella bagarre tra la Mercedes di Piedmont, la Aston Martin di Wilkinson, la Ferrari di Cameron. Eccoli qui ancora un replay tra la Ferrari 488 di Cameron e la Lamborghini. Avete visto gli applausi scroscianti che arrivano dall'interno del box? Era naturalmente un replay. E qui ci rituffiamo nella cruda realtà, cruda ma caldissima realtà. È ancora una volta Pieburg, non guida male. Non guida male, è il primo anno, certo che queste in questa pista queste Mercedes sono velocissime, perché questo qui quando la guidava a corsa era andata, e le altre due che vedi, Cristani e le due macchine di Antonelli, stanno andando fortissimo. Assolutamente questa sì. Questa è la pista veramente pro Mercedes, vanno fortissimo. 15 minuti al termine di questa gara, lo ricordo per chi si fosse messo solo adesso in collegamento con le frequenze di Telenova, siete in collegamento con Griglia di Partenza in Pista, vi portiamo sul tracciato del Paul Ricard, teatro del primo round della GT Open, questa è gara 2, Altoè ha vinto gara 1 ed ora vedremo chi la spunterà in gara 2, questa è la battaglia per il quarto posto, è l'Aston Martin che è riuscita a saltare la Mercedes di Tom Moslov Cole e poi Matt Griffin con la sua Ferrari 488 che in questo momento bussa forte nei tubi di scarico della Mercedes, vediamo se riuscirà a trovare un varco per passare. Liang con il pilota cinese con la Lamborghini Huracan lì dietro alla Ferrari e poi altre due Lamborghini, l'Huracan di Liang che ha affiancato Matt Griffin, quest'ultimo non c'è stato e ha chiuso la porta in faccia alla pilota cinese che si è rimesso nei suoi tubi di scarico, mentre dietro con il numero 63 avete visto per un attimo proprio Albert Costa, il vincitore di gara 1 con Altoè, anche loro in fase di grande rimonta. E questa invece è la battaglia per la seconda posizione tra il nostro Crestani insieme a Daniel Zampieri che lo precede di un soffio, davanti a tutti la Lamborghini dell'Emil Frey affidata a Michael Grenier e Norbert Seidler, Lamborghini Huracan. Ci riportiamo ancora, e la Aston Martin però ha preso un leggero vantaggio, sì, in questo momento Wilkinson, no, mentre la Mercedes viene saltata anche da Matt Griffin con la Ferrari 488. Tom Oslov è ai box e si sta godendo quello che sta, guarda, combinando Pieburg, a Matt Griffin, mentre il compagno di Altoè lì dietro caccia, si è messo a caccia. Albert Costa supera la Mercedes in questo momento, va a cercare anche la Ferrari 488, gli si mette nei tubi di scarico. Albert Costa mette la sua grinta, la sua determinazione sull'asfalto del Paul Ricard per cercare di riportare nell'area dei punti pesanti la sua Lamborghini, e questa volta affianca la Ferrari, no, non ce la fa a passarla nella curva prima del traguardo, e allora di nuovo a cercare la scia della Ferrari per andare all'assalto di quella che sarebbe alla quinta posizione assoluta. Oscar, grande, grande, veramente sono a postissimo, è un bel equipaggio, e come ho detto per l'equipaggio di Antonelli, questo qui sarà un altro dei seri candidati al titolo finale, perché le prestazioni in pista dei piloti si equivalgono, e la squadra è buona, e guarda che qui avevano 15 secondi di handicap e dopo aver vinto gara 1 sono già quinti, quindi veramente, veramente è una macchina. Volevo, hai detto prima, hai accennato una cosa bellissima da Lamborghini, che hanno venduto quasi 5.000 macchine, ma il dato impressionante è che al 1° luglio hanno venduto 50 macchine più che tutto l'anno scorso. Questo è impressionante, è quasi il 100% di aumento, assolutamente 93%. Sì. Al 1° luglio, a metà stagione, hanno venduto 50 macchine più che l'anno scorso. Intanto abbiamo visto questo contatto tra il numero 59, che ricordo è la McLaren, e si è girata la Mercedes Alinghe di Thomas Jäger al volante in quel momento. Ritorniamo invece sulla bagarre che vede l'uno contro l'altro armati di McLaren, di Lamborghini,
e di Aston Martin là davanti per la quarta posizione assoluta, mentre qui siamo armati di Mercedes AMG, sono due piloti italiani. Vedremo chi di loro la spunterà, Daniel Zampieri e Fabrizio Crestani. Il primo ha preso il volante da Alessio Rovera, il secondo Crestani da Miguel Ramos. Stanno lottando per il secondo posto assoluto e stanno aspettando, secondo me, gli ultimi giri di gara per giocarsi il secondo gradino del podio. Alle spalle della coppia formata da Michael Grenier e Norbert Seidler, la Lamborghini dell'Emil Frey. Vediamo intanto arrivare in prossimità del traguardo, ormai mancano 11 minuti al termine di questa che è gara 2. Vi abbiamo fatto vedere gli highlights di gara 1, poi andremo giovedì prossimo, ve lo ricordo, in Germania sulla pista di Hockenheim per andare a seguire il secondo round. Anche lì vi proporremo gli highlights di gara 1 e vi faremo vivere tutta gara 2, così ci prepariamo a quello che sarà l'evento clou di questa stagione. Guardate come è partita bene, calda, grande questa stagione. E qui c'è ancora una volta Ramos, Albert Costa, sì, che va a conquistare questa volta il quarto posto, una bellissima rimonta da parte grande della Lamborghini, eh, preparata dall'Emil Frey. Finita rimonta. Lo ricordo, insieme alla coppia di Altoe, fa coppia con Giovanni Altoe. Stavo pensando, ce la farà ad andare a prendere Zampieri e Crestani? No. Non ce la fa. Anche a 10 minuti, assolutamente. Dovrebbe dargli un secondo al giro, ecco, legittimo, impossibile. È impossibile, sì, è staccato di 11 secondi e 2. No, è impossibile. Però questi, bellissimo, questi hanno vinto gara 1 e gara 2, hanno fatto una rimonta impressionante, veramente bravi. Assolutamente sì. E dopo questo sorpasso ci riportiamo ancora sulla Ferrari 488 di Griffith, sempre lì nella sua scia è il cinese Liang. Sulla Lamborghini Huracan stanno in questo momento lottando per il sesto posto assoluto, Duncan Cameron e Liang che è in settima posizione, mentre ormai, attenzione, perché effettivamente Costa se n'è andato via dopo aver superato la Aston Martin, ha salutato il gruppo, e qui c'è Liang, il cinese, che va a saltare la Ferrari 488. Ha sorpreso Griffith con un sorpasso davvero molto bello, Oscar. Bene, bene. Il cinese ha ricevuto la macchina da Raffaele Giammaria, il quale è il direttore della scuola AC Sport, della scuola nazionale italiana, ed è un po' il comandante, sì, dei corsi di tutti i piloti italiani, in quanto bisogna passare prima o poi dalla scuola federale. Comunque, il quale è comunque un ottimo pilota, una grande contatto esperienza che mette fuori causa la Lamborghini. Vediamo di chi si tratta, non abbiamo visto il numero di gara. 8 minuti e 20 secondi al termine di questo che è la seconda gara del primo round su questo terribile tracciato del Paul Ricard. A noi non piace, molto probabilmente non sarete d'accordo con noi, ma a noi piacciono quei circuiti dove dopo la via di fuga breve ci sia sabbia e che non consenta ai piloti di poter usufruire di una sede stradale che in realtà qui diventa di larga 200 metri in alcuni punti, davvero incredibile. 7 minuti e 50 secondi al comando la Lamborghini, naturalmente quella del canadese Grenier e del pilota di Norbert Seidler, pilota austriaco, Emil Frey, la squadra che prepara naturalmente questa Lamborghini che comanda la gara, e poi due Mercedes con due piloti italiani, sono Daniel Zampieri con la Mercedes numero 6 là in seconda posizione, mentre al terzo posto c'è Fabrizio Crestani. I due sono separati da pochi centesimi di secondo, quindi dobbiamo immaginare una bella sfida per la seconda posizione assoluta. Mentre ti chiedevi dove fosse Martin Kodrich, eccola qui la sua McLaren 720, siamo sulla sua McLaren, anche lui a caccia di una rimonta che si è dovuta fare sia nella prima parte della gara che nella seconda parte della gara. Noi ci lasciamo ancora per brevissimo l'ultima pubblicità, poi la fine.
Eccoci nuovamente insieme, siete collegati con il tracciato del Paul Ricard. Siamo nel corso del primo round del campionato internazionale GT Open, quello che si chiuderà con due gare che saranno sicuramente molto seguite perché molto spettacolari. Nel Tempio della Velocità a Monza il 13 di ottobre, quindi vi faremo seguire il primo, il secondo e il terzo round, questa sera il primo round. Qui sul tracciato del Paul Ricard siamo nella parte iniziale della stagione, fa ancora piuttosto freddo anche se il cielo sereno, soffia un vento gelido, dirlo così in un agosto così caldo è davvero fa un po' impressione. Al comando della gara, lo ricordo, c'è la Lamborghini del team Emil Frey con la coppia formata dal canadese Grenier, che in questo momento è al volante, ha sostituito l'austriaco Norbert Seidler, ha un buon vantaggio in questo momento la coppia di testa. La seconda posizione per la Mercedes numero 6 di Zampieri, che in questo momento è al volante davanti ad Alessio Rovera, cioè in coppia con Alessio Rovera che gli ha ceduto il volante. Al terzo posto, lo ricordo, l'altra Lamborghini, quella l'altra AMG Mercedes, quella di Miguel Ramos, che è stato sostituito dal nostro Fabrizio Crestani, quindi due piloti italiani a giocarsi il secondo posto. Dietro abbiamo una bellissima rimonta di Albert Costa, lo abbiamo appena visto, la sua McLaren 750S che è stata protagonista sfortunata al pronti via di un contatto, rientrata ai box, è obbligata ad una rimonta nella prima parte di gara e poi anche nella seconda parte di gara, avendo scontato una penalità per la prestazione ottenuta in gara 1. Ora è guidata da Albert Costa, che sta facendo una gara eccellente. Dietro Wilkinson con la Aston Martin, al sesto posto il cinese Liang con la Lamborghini Huracan e poi Duncan Cameron con questa Ferrari 488 bianca e verde che avete visto sfilare poc'anzi, seguito da Onidi, Civer terzo e Kodrich appunto con la Lamborghini la McLaren 720S numero 59. Qui siamo invece sulla bagarre per il secondo posto, mancano 4 minuti alla bandiera a scacchi, 4 minuti. E siamo ancora sulla vettura di Costa, la McLaren 720S di Martin Kodrich, scusate, non Costa, Martin Kodrich, che sta continuando la sua spettacolare rimonta, l'abbiamo vista sia nella prima parte di gara che nella seconda parte di gara. Oscar? Ma io volevo invece far notare la regolarità, l'incisività della macchina di testa, che non ci ha mai neanche fatto vedere perché non è mai stata in bagarre con nessuno. Questi hanno finito settimi gara 1, sono partiti benissimo, hanno fatto il pit stop al momento giusto, nessuna sbavatura, si sono ritrovati in testa dopo il pit stop perché chi era arrivato in gara 1 prima di loro aveva qualche handicap da giocare e la McLaren era stata coinvolta nell'incidente. Quindi ok, è stata avvantaggiata dopo il pit stop perché è uscita in testa, però poi irraggiungibile. Attenzione, c'è stato un contatto di Zampieri, una tamponatina di Zampieri alla seconda posizione di Fabrizio Crestani. Vedete che è passato Fabrizio Crestani in seconda posizione, Zampieri lo ha toccato mandando... Se l'ha toccato il regolamento dice che dovrerebbe cedere la posizione. Se l'ha toccato, è sotto investigazione, adesso vedremo, perché sta perdendo anche un po' contatto il numero 6, ovvero Daniel Zampieri, rispetto a Crestani, e la regia attenta di Mauro Valentinuzzi ci ha riproposto quel contatto che ha buttato fuori pista, è rientrato immediatamente la Mercedes numero 6. Vedremo che cosa deciderà. Intanto la battaglia per il settimo posto con la Ferrari di Duncan Cameron, la vediamo, la 488, precedere Martin Kodrich, la McLaren 720S, sì, questa vettura comunque bellissima che va all'attacco in questo momento della Ferrari. Vediamo se le telecamere seguono la testa di questa battaglia. Intanto qui vedete l'Aston Martin di Wilkinson e la Lamborghini di Liang, eccola qui, la
McLaren che tenta l'attacco alla Ferrari 488. No, Duncan Cameron gli chiude la porta in faccia mantenendo la posizione. Duncan Cameron. Gigi, invece il crollo verticale della Mercedes che Cola ha dato in testa a Pierburg, scomparso, veramente un crollo verticale, hanno passato in 10. È stato sì, lì un po' in lotta, tre giri, poi crolla, o è successo qualcosa, o... però c'è, ma sì, sì, c'è, sta ma andando. È un amatore, quindi... ma tre giri veri li ha fatti, boh. Poi sai, queste macchine vanno guidate anche fisicamente, quindi devi avere una preparazione atletica importante per poterle portare sempre negli stessi tempi e dall'inizio alla fine. Un minuto, attenzione perché siamo ormai alla chiusura, vediamo chi c'è, vedete che qui si è staccato alla Mercedes di Daniel Zampieri. Vedremo come verrà giudicato dalla direzione gara quel contatto che c'è stato tra i due. Qui l'Aston Martin e Young con la sua Lamborghini che ancora va ad insidiare la quarta posizione, la prima posizione per quanto riguarda, perché adesso vedete le classifiche per classe, la classe Pro, la classe Pro Am e la classe AM, con Wilkinson che guida davanti a Liang. Liang si trova in seconda posizione e potrebbe conquistare lui il successo. Vedremo che cosa succederà. Questi sono i tre podi che poi vivremo. Andiamo intanto, la McLaren ha saltato la Ferrari, la McLaren 720 di Kodrich ha saltato la 488. Qui dietro ancora bagarre infinita, dentro la quale però non vediamo, giustamente come ricordava Oscar, la Mercedes, mentre dovremo andare sulla testa della gara perché vedete che il countdown ormai è concluso in questo momento e ha iniziato il giro finale, ha iniziato l'ultimo giro, eccola qui, ritorniamo finalmente, andiamo almeno una volta sulla vettura che è al comando della gara. Sì, non è lontanissima, anzi... No, non è lontanissima, ma ha gestito bene con Michael Grenier. Però il suo attenzione, sta riducendo in questo momento. Attenzione perché Crestani potrebbe andare all'attacco in questo momento di Grenier. Siamo nel contesto dell'ultimo giro, la bandiera scacchi, no, è Grenier che va a vincere per un soffio sulla Mercedes di Crestani al terzo posto, quindi Zampieri al quarto e Albert Costa. Vediamo, eccola qui la sua Lamborghini che arriva in quarta posizione, bellissima questa prestazione per Costa. Terzi gara 1 pulita, sesto, quarti gara 2. Liang che ha saltato la Aston Martin, vince la classe, il cinese va a conquistare. Vai, con Raffaele Giammaria, con Raffaele Giammaria. Grande il cinese, l'ha passato nell'ultimo giro, che bello, che bella gara. Così è partito il campionato internazionale GT Open, ci sarà da divertirsi nelle prossime due puntate, quella che faremo naturalmente nel circuito tedesco di Hockenheim e poi andremo in Belgio sulla meravigliosa pista di Spa-Francorchamps. Intanto il canadese Michael Grenier saluta naturalmente gli ufficiali di gara che sono sul percorso, le tribune lungo il percorso sono vuote perché sono chiuse, vengono aperte per la chiaramente Formula 1, mentre tutto il pubblico, l'abbiamo visto, comunque radunato nei pressi dei box e sulla palazzina, sulla terrazzina che è piena di appassionati. Eccola qui la classifica per i pro: Seidler, Grenier vincono davanti a Ramos, Crestani, la terza posizione per Zampieri, Rovera. Per quanto riguarda la il Professional M, Young e Gianmaria vincono davanti a Wilkinson, Ellis, la terza posizione per Frogat, Cheever. Queste sono le questa è la classifica Pro Am, manca la classifica Amator la vedremo credo tra poco quando ci daranno. Costa Alto Essono in testa al campionato. Eh sì, Costa Alto Essono in testa al campionato in questo momento. L'Amator
Iacovina Conrad su Mercedes al comando, Giuseppe Cipriani dell'Antonelli Motorsport al secondo posto e Davide Roda conquista la terza posizione tra gli amatori. Niente male per l'Antonelli Motorsport, che vince praticamente e si classifica bene in tutte le classi, in tutte e tre le categorie. Davvero tanta bella Italia sia in chi prepara questi gioielli che in chi li guida in pista. Beh, diciamo che Antonelli ha... Scusa, la classifica, Albert Costa e Giacomo Toè che comandano la classifica con 23 punti, a 20 punti Ramos e Crestani, a 16 punti in terza posizione Kodrić e Chaves, quarti con 15 punti Grenier e Seidler, insieme a loro anche Zampieri e Alessio Rovera. Questa è la prima classifica del campionato dopo il primo round completato dalle due gare. È partito bene, Oscar. Molto bello. Poi gli equipaggi davanti che se la sono veramente giocata, perché al terzo posto nel campionato c'è un equipaggio che addirittura è dovuto ripartire dai box, quindi veramente bravi. Poi è sempre combattuto, lo GT Open è sempre combattuto, non ci saranno mai gare scialbe dove non c'è pathos assolutamente. Avete visto 15 gradi centigradi nell'aria, sono le 16.03, naturalmente... la temperatura del pronti via di questo campionato. Cristani. E adesso andremo naturalmente, Filippo Crestani, intanto andremo a vedere e vivere la celebrazione del podio, perché è giusto anche guardare in faccia i protagonisti di questa GT Open edizione 2019. Abbiamo visto questi splendidi gioielli, vedremo tra poco anche i volti di chi li ha guidati, celebrati sul podio. Seidler e Grenier, chi scende da questa Lamborghini è proprio il pilota canadese Grenier, che insieme all'austriaco Seidler ha portato a casa un bellissimo successo che nell'ultimo giro sembrava svanire, invece no, l'ha gestito alla grandissima. Vedete come esulta il pilota canadese, si abbraccia con il suo compagno d'avventura l'austriaco. Partita bene la loro stagione e si augurano naturalmente che vada avanti così. A fra pochissimo. Eccoci nuovamente insieme per l'ultima parte, la parte conclusiva, la celebrazione del podio, il festeggiamento dopo gara 2 di un primo round. Stiamo parlando del GT Open qui sul tracciato francese del Paul Ricard, davvero bello, davvero spettacolare, davvero molto divertente. L'abbiamo voluto seguire perché, lo ricordiamo a chi si fosse messo in collegamento solo pochi istanti fa, vogliamo regalarvi i primi tre round in questo caldo agosto di vacanza, per caricarvi in vista di quello che sarà l'ultimo round il 13 di ottobre, 12 e 13 ottobre, non mancate a questo importantissimo appuntamento. Sarà la gara finale, il round, le gare saranno le gare finali, perché ogni round è composto da due gare, le gare finali dell'ultimo round che consegnerà la corona di campione. Proprio nel Tempio della Velocità a Monza, 12-13 ottobre, non prendete impegni per quella data. E intanto qui vediamo di nuovo la prima, la seconda posizione per la Mercedes che ora è inquadrata, e poi il terzo posto per quanto riguarda i professionisti per Seidler e Seidler e Grenier, i vincitori. Siamo partiti dal terzo, secondo e primo. Andiamo a verificare gli highlights di questa seconda gara. È stata una bella gara. Oscar Berselli con me, vai Oscar. È stata una gara bellissima, come sempre, stavo dicendo, a costo di ripetermi, pronti via incasinato del GT Open, perché ci sarà sempre lotta e sempre pathos, equipaggi molto vicini, tutti professionali, ma che mi piace è la piccolissima differenza di prestazioni. Ci sarà la pista più adatta a uno, più adatta a un'altra, però fra case diverse, Lamborghini, McLaren, Ferrari, Mercedes, veramente sono tutte lì, ognuno di questi equipaggi se ben guidati può vincere. Equipaggi noi che possono vincere da italiani ce ne sono, perché l'equipaggio dell'Antonelli è veramente l'equipaggio che può vincere.
l'equipaggio che può vincere quello di Altoè. Quindi, e anche Crestani con Ramos, non so se è un equipaggio da campionato finale, ma saranno lì molto regolari. E intanto noi stiamo seguendo gli highlights di questa gara che ha visto le Mercedes là cercare di fuggire via con Tom Onslow Cole nella prima parte della gara, contatti poi nel corso della gara stessa. La gara è partita con quell'incidente che avete visto, qui c'è stata la bella sfida e il contatto, avete visto, tra la Crestani, Mercedes di Crestani e quella di Zampieri. La direzione gara l'ha considerato un contatto, di un incidente di gara. La vittoria per un soffio della Lamborghini affidata al canadese, naturalmente, che è riuscito a portarsi a casa, Michael Grenier, a portarsi a casa la gara insieme a Norbert Seidler. Qui li vediamo tutti insieme, i primi tre equipaggi, perché ora andremo alla celebrazione del podio per loro. Per quanto riguarda i professionisti, sul terzo gradino del podio saliranno Michele Ramos e Fabrizio Crestani, sul secondo Alessio Rovere e Daniel Zampieri e sul primo Michael Grenier e Norbert Seidler. Questa è la classifica finale che noi vediamo sul nostro monitor. Li attendiamo chiaramente per avere, poi vedremo anche tutte le altre classi. Eccoli. Eccolo qui l'equipaggio vincitore di questa gara e gli altri protagonisti al secondo e al terzo posto, con Zampieri Rover al terzo posto. Ma sentiamo l'inno nazionale. Queste erano le note dell'inno nazionale per quanto riguarda la squadra svizzera naturalmente di Emil Frey, che ha portato sul gradino più alto del podio il canadese Michael Grenier e Norbert Seidler. Eccoli premiati, tanto l'equipaggio terzo classificato, quello di Alessio Rovera e Daniel Zampieri, la seconda posizione per Fabrizio Crestani e Miguel Ramos con l'altra Mercedes AMG. La vittoria naturalmente andata alla Lamborghini Huracan del team Emil Frey. Loro sono l'austriaco Norbert Seidler e il canadese Michael Grenier. Premiata anche la squadra dell'Emil Frey Racing, che ha portato a casa un bellissimo risultato complessivo, perché ha vinto l'Emil Frey questo primo round sostanzialmente. Ah, chiaramente sì, anche perché l'inno nazionale mi ha fatto un po' ridere, perché squadra svizzera, un pilota austriaco, uno canadese, lì è dura mettere l'inno nazionale. L'inno nazionale per la squadra, questo sì punto. Sì, l'abbiamo fatto per la squadra, perché... Però a me sono piaciute le due grandi rimonte di questa gara. Sì, sì. Due grandi rimonte dalla McLaren, assolutamente, di Altoè e il suo compagno, perché tutte e due sono andati a cercare il risultato, a cercarlo, lottando con tutti. Perché certo, sono risaliti da indietro, uno per l'handicap di 15 secondi, la seconda parte di gara, e l'altro perché è dovuto partire dai box, quindi... E adesso avremo la Pro-Am, il secondo podio, quello della Pro-Am, con i protagonisti che vedete in questo momento si complimentano, terza, seconda e la prima posizione. Per quanto riguarda la Pro-Am, Raffaele Gianmaria, eccolo qui, è il cinese Yong, sì. Yatong Long, vedete? Che è andato a guantarsela all'ultima curva. Liang, scusate, Wilkinson Ellis, seconda posizione, e Eddie Civer terzo, terza generazione. Tu hai conosciuto il primo? No, il secondo. Il secondo. Il primo l'ho visto due volte, quello che aveva American Contrada, era il papà di Eddie. Certo. Eddie è il 2, si chiamavano tutti e tre uguali. Questo è il figlio di Eddie e della Melidoni. La mamma è la figlia dell'ex direttore del Messaggero. Ah. Rita Melidoni, sì sì. Raffaele Gianmaria, lo vedete insieme
Liang, il pilota cinese che con lui conduce la Lamborghini Huracan, autore di una bella gara. Devo dire, non credevo avesse grinta e precisione di guida come lo ha dimostrata. Un po' fantasioso, ne ha fatto un po' di tutti i colori, però veramente tosto, davvero. Assolutamente sì. E come primo appuntamento, niente male, davvero anche questo... Questa Pro-Am ci ha regalato davvero degli sprazzi di agonismo puro in pista su questo tracciato del Paul Ricard, e naturalmente i tecnici e i meccanici seguono dal muretto dei box. Ora manca solo il podio dell'amateur, sono praticamente tutte Mercedes quelle che vedremo salire sul podio. E poi andremo ai saluti e all'appuntamento per giovedì prossimo. Andiamo in Germania. Germania. Hockenheim, la conosci la pista? Grande, bellissima, bellissima. Io adoro la vecchia Hockenheim, però anche così l'hanno snaturata molto, perché non si va più nel bosco, non è più velocissima. Sì, Motodrome è rimasto, ecco, l'icona, ma però... Hai tanti aneddoti su quella pista. Sì, ho visto delle grandi gare, belle gare. E non solo gare, anche test gelati dalla testa ai piedi. Ho visto anche un bruttissimo incidente del povero del paese. Ah, c'eri quella volta? Sì, con Alfa Romeo. Purtroppo c'eri. E qui vediamo naturalmente la classifica degli amatori. La terza posizione... per Davide Roda, il secondo posto per Giuseppe Cipriani e la prima posizione che è andata a Conrad e Arcovina. Eccoli qua i tre protagonisti: Davide Roda, Giuseppe Cipriani. Dove è scappato Cipriani? Eccolo qui. È andato, ma è corso da soli, è andato, quindi, sì, no? sì. E poi la coppia formata appunto dai due protagonisti di casa, Mercedes, Martin Conrad e Alex Iacovina. Bene, mancano 30 secondi alla chiusura di questa prima puntata, speriamo di avervi divertito, la gara è stata all'altezza della passione che noi viviamo e che cerchiamo di trasferire a tutti voi. L'appuntamento, cari amici di Griglia di Partenza in Pista, è per giovedì prossimo, andremo ad Hockenheim, vi faremo vivere la seconda gara del secondo round sulla pista tedesca. Grazie per averci seguito, grazie anche Oscar Ciao Berselli. A tutti ragazzi, bellissimo. Ci risentiamo giovedì prossimo. Ciao a tutti. Ritornare a stare bene dipende anche da come ci si cura. TL Camp da sempre è sinonimo di qualità e benessere.